Scelto qualche modo di dedicare il racconto, un libro allo stadio Giuseppe Meazza, allo stadio di San Siro, alla sua storia, a tutto quello che ha rappresentato, quello che si porta dietro, perché innanzitutto mi era sempre più impellente il tema del futuro di San Siro. Questa è la fase cruciale, in qualche modo, per decidere quello che sarà, anche se il destino sembra già scritto, però poi ci sono un sacco di sfumature, credo, che andranno definite riguardo a quello che vorrà dire. Avere una nuova casa, avere un nuovo stadio con tutto quello che comporta in termini di numero di persone che ci potranno entrare, di costi, di chi potrà entrare e chi no, di come cambierà anche la rappresentazione all'interno, che sia sportiva, musicale e tutto quello che potrà accadere all'interno, come è successo quasi in un secolo di storia. Mi sembrava giusto, quasi arrivando verso i 100 anni di San Siro, tirare le fila un po' della sua storia e dire tutto quello che ha rappresentato, in piccola parte anche per me, che penso di averci trascorso forse più di un anno solare della mia vita, facendo la somma di tutte le ore che ci ho passato, ma cosa ha rappresentato per milioni di persone, appassionati di ippica, di calcio, di musica. E l'idea è nata quando, dopo il primo lockdown, il calcio ricominciò a fatica, come le vite di tutti noi, ma ricominciò con lo stadio deserto. Mancava la parte più importante, mancavano gli spettatori, mancava quella componente che fa modo che quella sia un'alchimia, qualcosa di magico e che solo lì dentro può accadere in quei termini. E allora guardavo e intanto andavo a recuperare dei pezzetti di passato per cercare in qualche modo di compensare questa assenza. E allora ho detto: forse è il momento di partire e di scrivere. L'ho fatto e sono contento di averlo fatto. Scrivere il potere dell'imperfezione è stato un bisogno che ho sentito più o meno un paio d'anni fa ormai. Mi sono sempre tenuta tutto dentro, soprattutto quello che riguardava il fatto di non accettarmi. Quindi a un certo punto, per fortuna, ho tentato la terapia della scrittura. Fortunatamente sono riuscita anche poi ad avere un contratto con una casa editrice che ha deciso di mettere per iscritto tutto quello che avevo raccolto io nel mio diario. Spero che chi legga il potere dell'imperfezione possa capire quanto sia importante lavorare su noi stessi a livello interiore piuttosto che esteriore e non focalizzarsi sulle apparenze, perché finiremo solamente per frustrarci tantissimo e per vivere in maniera non serena. Quindi lavoriamo di più dentro e siamo meno ossessionati dal nostro essere esteriore. È un libro interessante che può, credo, anzi sono fermamente convinta che possa essere d'aiuto anche ai genitori, perché nel libro parlo di come ho vissuto io la mia infanzia e la mia adolescenza, di quanto i commenti degli adulti abbiano influito negativamente sul mio passato. Quindi sicuramente è un libro che consiglio proprio ai genitori, una lettura per i genitori e per i figli, un po' per tutti.